Grande festa in piazza Barberini per la 34esima accensione della Canocchia, il candelabro a nove bracci che ricorda i due miracoli della festa delle luci. Come di consueto, ad organizzare l'evento Chabad Lubavitch di Roma, in questo caso con il contributo di una famiglia di Tallinn, Estonia, giunta nella capitale per festeggiare il bar mitzvah del figlio. Per questo motivo è stato proprio il padre ad inaugurare la festa, accendendo i primi due lumi. Anche quest'anno ci sono delle restrizioni, abbiamo dovuto tenere il numero delle persone più basso del normale, qui siamo abituati grazie a Dio a 7, 8, 900 persone, anche 1000 persone in diverse occasioni per l'accensione in piazza Barberini, abbiamo l'usanza di distribuire le bombette, le Sufgan Yot, cosa che per motivi noti non abbiamo fatto quest'anno, quindi ancora siamo un po' limitati, ma sicuramente io credo personalmente che si è sentita una grande simcha, una grande gioia, un grande calore e spero che questo possa contribuire a cacciar via tutto il buio che c'è. Tra i presenti, il rabbino capo di Roma, Rav Riccardo Di Segni, il direttore di Chabad Lubavitch Roma, Rav Yitzchak Chazan, l'incaricato d'affari ad interim dell'ambasciata degli Stati Uniti in Italia, Thomas Mitam, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Hanukkah è la festa delle luci di un'identità che si rafforza, che resiste e che si rinnova. Dal tempo dei Maccabei è quel miracolo unico della storia del popolo ebraico che ancora oggi diventa il simbolo e il significato di una luce che dobbiamo diffondere. Una prima luce l'abbiamo vista proprio qua stasera con la presenza del sindaco che ha illuminato una delle prime occasioni insieme a noi la città in questa piazza. Sono simboli di una partecipazione attiva che il popolo ebraico non si sottrae dal partecipare e che si rinnovano in questa città da millenni.